Sono state consegnate ieri dal subcommissario per la depurazione con delega all'attuazione degli interventi in Sicilia occidentale Toto Cordaro le opere di completamento della rete fognaria del comune di Ribera. I lavori in questione, durati 2 anni, sono costati circa 2 milioni e mezzo di euro. L'intervento eseguito ha riguardato in particolare la realizzazione di collettori per le acque fognarie nel quartiere Sant'Antonino e la sostituzione di vecchi impianti non più a norma, costruita inoltre in piazza Santa Rosalia una nuova stazione di sollevamento che permetterà di convogliare il reflui nell'impianto di depurazione. Tutto l'agglomerato cittadino da oggi, con la consegna delle opere per la fognatura, sarà servito sotto questo profilo. La struttura commissariale per la depurazione ha fatto un'opera molto importante e quindi un'opera che è costata più di 2 milioni e mezzo, che riguarda condutture importanti fatte in materiale assolutamente moderno, a doppia parete, che riguarda anche una stazione di sollevamento, la stazione di Piazza Santa Rosalia, e che soprattutto va a chiudere un'infrazione, per quanto ci riguarda appunto come struttura commissariale, relativa a oltre 27.000 abitanti equivalenti, e quindi un'infrazione che costava al sistema paese ben 300.000 euro, 300.000 euro in meno, ed è questa la nostra mission, ma oggi siamo qui a celebrare Ribera e la sua nuova fognatura. Il nostro obiettivo, conclude il subcommissario per la depurazione, è di completare tutte le altre infrazioni tuttora aperte nei confronti della Sicilia. Toto Cordaro ha dato atto dell'impegno profuso al suo predecessore, l'ingegnere Riccardo Costanza, responsabile unico del procedimento Francesco Grasso. Grazie alla struttura commissariale, conclude il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, è stata realizzata un'infrastruttura che permetterà finalmente al nostro comune di disporre di impianti fognari moderni ed efficienti che garantiranno salubrità e sicurezza nel rispetto dell'ambiente. Oggi, con la consegna definitiva, delle opere che sono realizzate e realizzate nel quartiere di Sant'Antonino, finalmente, tutta Ribera si trova dotata di impianti fognanti, a regole moderni, un'importante opera per la quale voglio ringraziare la struttura commissariale, che ha commissionato i lavori e che ha seguito i lavori, un quartiere che è il primo della nostra città, che ancora non si trova ad essere servito da fognature moderne e che garantiscono sicuramente salubrità a quel quartiere e sicurezza dal punto di vista igienico-ambientale. Pertanto un'importante opera che ha impegnato risorse per circa 2 milioni e 700 mila euro e che finalmente possiamo ritenerci soddisfatti perché anche quegli abitanti hanno un servizio necessario e moderno. Voglio ancora una volta ringraziare tutti, dal subcommissario, dall'onorevole Cordaro, agli ingegneri, direttori dei lavori, tutti coloro che si sono impegnati affinché questo investimento si realizzasse.